Nichilismo. Che cos'è nichilismo? In modo molto semplice potremmo dire che il nichilismo è idealismo tradito. È tipico dell'adolescenza essere idealisti. L'idealista è colui che pensa che tutto in fondo è possibile, che si può cambiare il mondo, e quindi l'idealismo è imparentato con l'utopia. Utopia letteralmente significa non luogo, cioè luogo dove, che non esiste. Ecco, quindi qualcosa che non può essere realizzato. L'opposto dell'idealismo, in senso così adolescenziale, è il realismo sano realismo, il che per Freud è la fine della proiezione. Proiettiamo i nostri desideri fuori, e quello è il nostro idealismo. E il problema è che il sano realismo può produrre un mondo grigio dove non ci sono passioni, sia in senso positivo, cose che ci danno entusiasmo e forza, sia in senso negativo, passioni come travagli, ma senza travagli spesso non ci sono nemmeno grandi entusiasmi. Quindi un mondo grigio, un mondo piatto. E in fondo, per molti, questo è il prezzo della civiltà. Questa marca di pensiero appartiene a Freud. Cioè, in cui la visione freudiana è presto detta, l'io è in mezzo a due forze immense, l'inconscio sociale e ancora più grande l'impulso, l'inconscio pulsionale. Conscio pulsionale immenso perché deriva da tutta l'evoluzione, da tutto il tempo dell'evoluzione, dalla prima cellula fino a oggi, e l'inconscio sociale è l'insieme delle norme che la civiltà ha generato per rendere possibile appunto una convivenza pacifica. Quindi, nella visione freudiana si baratta un po' di felicità per un po' di sicurezza, o gran parte della felicità per la sicurezza. Il risultato finale è una sostenibile infelicità, cioè l'uomo civilizzato felice non può essere, lo dice Freud in certi passaggi, dove dice beati coloro che sono un pochino, non sono intellettuali, che sono ancora le passioni, che usano le mani, che insomma il popolo meno colto, perché almeno c'ha delle passioni, c'ha anche delle, beh, magari soffre, ma ci sono dei momenti che invece almeno tocca. L'intellettuale invece è un pochino più, ha qualche rischio di essere più piatto, più, anche se poi questa è solo una parte del pensiero freudiano, ovviamente. Allora, visto, tra l'altro, questa visione della sostenibile infelicità è una visione che appartiene ad almeno una certa parte di terapeuti. Per cui per loro l'obiettivo non è andare verso la felicità, perché quella è un'utopia, proprio per le ragioni che ci siamo detti prima, ma è andare verso una sostenibile infelicità, la capacità di sopportare le naturali difficoltà della vita. Allora, sotto questo aspetto, l'idealismo è una malattia infantile, adolescenziale o adolescenziale del pensiero, che non si confronta con i limiti. Ricordo uno dei nostri allievi che mi raccontò questo episodio. Lui si iscrisse a filosofia, era appassionato di filosofia. Durante un esame il professore chiese a lui: ma scusi, perché lei ha scelto filosofia? E questo ragazzo disse: ma per entusiasmo. E il professore disse: vedrà che le passerà. Ok? Allora, il sesso e la mistica insieme, tutte e due, non insieme, ognuno per la sua strada, rifiutano la media infelicità e la sostenibile infelicità. Il sesso desidera, è uno stato desiderante e cerca di realizzare il massimo della felicità, e la mistica è lo stesso. Il sesso attraverso il contatto con un altro essere umano del sesso opposto di solito, del sesso diverso di solito, e la mistica attraverso un contatto con il divino. È Schopenhauer che ci avvisa, attenzione, perché le promesse del sesso e della mistica spesso non vengono mantenute. Riprendiamo, questa è la visione per esempio che viene espressa nel libro di Galimberti. Galimberti sappiamo che è un filosofo che aderisce al pensiero greco, che ritiene che l'uomo deve trovare il proprio posto nella natura e che deve saper accettare i propri limiti. Il saggio è colui che, accettando i limiti insiti nella natura umana e nella natura del cosmo, che per i greci, attenzione, non è progresso, ma è ciclicità, quindi le cose ritornano, è saggio colui che appunto, accettando i propri limiti, non si macchia di tracotanza, di hubris, e quindi non va incontro alla nemesis, cioè la vendetta divina.
Benissimo. Ritorniamo al tema sempre dell'idealismo, dell'adolescenza. L'adolescenza è un periodo della vita molto interessante e probabilmente quando siamo adulti in realtà siamo ancora adolescenti non risolti, la maggioranza degli adulti. Bene, nell'adolescenza, prendendola dal punto di vista dell'idealismo, può essere visto come uno sotto il profilo, al solito, dal nostro punto di vista, sotto il profilo dell'anima e sotto il profilo dell'ego. Sotto il profilo dell'anima, l'idealismo è uno stato desiderante. È uno stato desiderante, è uno stato di ispirazione, è uno stato di entusiasmo. Cosa vuol dire ispirazione? Essere nello spirito. Cosa vuol dire entusiasmo? Essere in Dio. Da un punto di vista invece egoico, l'adolescenza è non accettare i limiti e credere che tutto sia possibile. E naturalmente questa visione, che adolescenziale e infantile, porta ovviamente alla delusione. Non la prima. L'adolescenza, nel senso, la visione così che abbiamo accostato noi, nel senso che abbiamo accostato noi l'idealismo come forma di stato desiderante, invece ha la possibilità di uno svolgimento reale. Ok. Guardiamolo adesso da un punto di vista della struttura, proprio dei metaprogrammi. Che cosa succede? Se c'è uno stato desiderante e questo stato desiderante si accompagna a una visione a tunnel che poi individua un oggetto e si fissa sull'oggetto, cioè c'è un desiderio e c'è un attaccamento all'oggetto del desiderio, bene, allora qui ci troviamo in una visione egoica. Io desidero una donna, la mia felicità dipende dal fatto di poter avere questa donna, o una macchina, o una casa, bene, in questo caso ciò che darebbe l'illusione della mia felicità è il possesso esclusivo di questa casa, di questa donna e così via. Quindi l'attaccamento all'oggetto che cosa porta? Mi porta a scontrarmi con i limiti. Può darsi che la donna gestisca, che la casa la possa comprare, l'automobile, oppure no. E se anche la compro, dopodiché, o la ottengo, dopo il prossimo oggetto di desiderio mi attaccherò a quello e la cosa continuerà. Quindi avrò un continuo passaggio da un desiderio che produce anche sofferenza, un momento di appagamento e poi subito dopo l'insoddisfazione. E da lì si può dire che lo stato desiderante più la visione a tunnel produce sofferenza. Okay. In altri termini, questo è quando, corrisponde allo stato egoico dell'idealismo. Se andiamo a vedere dal punto di vista struttura del causa-effetto, qui ci troviamo di fronte a un causa-effetto esterno. Non posso avere la casa, questo produce in me la difficoltà. Mi porta a impotenza, senso di illusione, e di qui è l'origine del nichilismo. Ci può essere anche un causa-effetto interno, è colpa mia, sono insufficiente, ma sempre un causa-effetto unidirezionale. Passiamo invece all'altro tipo di metaprogramma utilizzabile, lo stato desiderante più una visione aperta, allargata, in cui io ho i sensi completamente aperti a tutto ciò che c'è. È chiaro, posso essere attratta ancora da quella stessa casa, da quella stessa automobile, ma anche da un albero, da una nuvola, da tutto ciò che c'è intorno a me. I sensi sono aperti a 360 gradi. E allora io non vivo più in uno spazio ristretto, in un tempo ristretto, quella persona in quel momento lì, come era nella condizione prima. C'è spazio e tempo ristretto. Qui io mi trovo in un tempo e uno spazio allargato. Ecco, quindi, in termini sintetici, potremmo dire che in questo caso io vivo nella grande mente. Nella grande mente c'è spazio per lo stato desiderante, che però, come spazio desiderante, non ha un oggetto a cui si attacca, ma si esprime a 360 gradi. E il tempo e lo spazio lo stesso, quindi nella grande mente ci sta tutto quello qualunque cosa metto nella grande mente non produce né ansia né stress perché c'è molto spazio e c'è molto tempo. Nella piccola mente invece c'è poco spazio, c'è poco tempo, gli oggetti sono definiti, io mi attacco a quegli oggetti. Qui poi il passaggio successivo è un po' complesso, ma comunque lo riassumo brevemente. Quando sono nella piccola mente, io non abito nel qui ed ora.
Non sto nel presente con i sensi aperti, ma mi rappresento il futuro e ciò che vivo nel presente funziona il futuro. Ogni cosa che faccio ha uno scopo, proprio uno scopo che mi rappresenta nel futuro. Ma proprio vivendo così io mi carico di preoccupazione e di stress. Quando sono nella grande mente, invece, io vivo totalmente immerso nel qui ed ora, o come dice Eckhart Tolle, nell'adesso, nel bel libro Il potere dell'adesso. Se vivo nel momento, il presente, totalmente immerso nel qui ed ora, io non mi attacco a nulla. Ci può essere uno stato, anzi, sono uno stato desiderante che è senza oggetto. Quindi qualunque cosa intorno, a qualunque cosa accada, io l'accolgo e posso essere felice, contento, soddisfatto. Mi si dice, vieni a Roma? Sì, sono contento se vengo a Roma. E se poi non posso andare a Roma, bene, sono contento di poter rimanere qua. Ok, adesso voglio tradurre tutto questo aspetto filosofico sul nichilismo in una cosa molto pratica, come noi affrontiamo i nostri problemi. Prendiamo il problema, il mio problema è l'ansia. Allora, nel momento in cui c'è mio, in termini di metamodello 2, ma anche in termini di buddismo, mio problema già è qualcosa che non è solubile. Proprio perché, come dice il Buddha, qualunque affermazione che contenga mio, io, me o tuo, già contiene i semi della ignoranza e della sofferenza. Quindi cosa posso passare dal mio e vedere che il mio problema dell'ansia non è mio, l'ansia è un problema generale dell'umanità. Quindi è un problema dell'umanità. Questo passaggio però non è ancora sufficiente, perché a seconda della visione che ho dell'uomo, io sono a un passo dall'uscire dal problema oppure un passo a rimanerci invischiato per sempre. Se considero il problema dell'ansia un nostro problema, un problema dell'umanità, e considero però che la nostra essenza è lo spirito guidato da un principio ordinatore, per cui la nostra tendenza naturale è creare e evolvere e quindi gli incidenti di percorso vengono superati, e allora io automaticamente mi porrò nella posizione del ricercatore. Se io non ho risolto il mio problema d'ansia, perché è insolubile, né il nostro problema, perché evidentemente ancora non abbiamo gli strumenti, io divento un ricercatore per risolvere il nostro problema, il problema umano dell'ansia. Se non lo so fare, come probabilmente è, faccio come qualunque problema che non conosco. Mi rivolgo a persone che ne sanno più di me e imparo. Ok? Se invece io riconsidero, ho la visione dell'essere umano come fatto di legno storto, per cui comunque tende al male, oppure di legno storto, legno dritto, a seconda dei casi, ma non è mai decisiva la situazione, può andare in un modo o nell'altro, a seconda della casualità, è chiaro che io mi trovo in una visione completamente diversa. Certo, non mi rappresenta un finale necessariamente positivo, nemmeno necessariamente negativo, dipende dal lancio dei dadi, da come vanno le cose. È un po' una visione democratica. Democrito, la materia, lo scontro tra gli atomi, casuale, a un certo punto si formano delle belle forme oppure delle brutte forme. L'altra è la visione socratica, la visione spirituale che si accompagna a tutte le grandi tradizioni.